Ciao a tutti, questo qua è il cardinale, neon cardinale, e in pratica è uno dei pesci più comuni nell'acquario di acqua dolce, è anche uno dei più belli. Si mette negli acquari di solito a gruppi di 10, 20 o più, dipende, a grossi gruppi, perché questi pesci sono soliti nuotare appunto in gruppo. Molto importante è acquistarli in salute. Come fare a riconoscere un cardinale o neon o tutti i pesci comuni a questa famiglia che debbano essere in salute? Punto numero uno, bisogna vedere che il loro nuoto sia più o meno tutto in gruppo. Se si cominciano a vedere dei esemplari isolati, c'è un campanello d'allarme. Infatti loro hanno un organo sensoriale il quale li riesce a far tenere tutti in gruppo. Quando c'è qualcosa che non va a livello di salute, questo organo non tanto risponde bene e loro sono disorientati e non sono più nel gruppo. Quindi quando si comincia a vedere uno o più esemplari fuori dal gruppo, bisogna star bene attenti. Un'altra cosa molto importante della salute di questo pesce è la cosiddetta malattia del neon, oppure plistofora, che si verifica soprattutto, cioè si può riscontrare vedendo i colori del pesciolino. Questa si manifesta soprattutto con una macchia bianca sul dorso, sulla pinna, sulla parte superiore del pesce. In pratica la linea blu e rossa del cardinale o del neon viene interrotta da una macchia bianca. Quella è una malattia che possibilmente da evitare, perché è talmente infestante che porta nel giro di pochissimo tempo alla morte di tutti i neon o cardinali. Quindi attenzione, controllate bene i colori dei vostri acquisti, controllate il nuoto, molto importante non far entrare la plistofora nell'acquario, altrimenti sarà letale per tutti i pesci, anche quelli là che ancora non ce l'hanno verranno immediatamente contagiati. È una malattia purtroppo che quasi mai si riesce a curare, sia per la sua virulenza che perché non ci siano prodotti adeguati. Quindi è meglio che non entri per niente nel vostro acquario. Con questo vi saluto.